Ciao a tutti! Ciao! In questo video parleremo di che cosa sia l'arbitrage su Amazon, cos'è, come funziona e se è conveniente. Vadim, che cos'è l'arbitrage? Sì, l'arbitrage è una parola che sentiamo spesso per quanto riguarda anche Amazon, ma in generale. Arbitrage vuol dire semplicemente trovare uno stock di prodotti o dei prodotti che costano meno, ad un prezzo minore, e rivenderli su un altro canale di vendita ad un prezzo maggiore, quindi guadagnare sulla differenza. A questo punto dobbiamo distinguere però tra l'arbitrage normale, quello che si fa normalmente anche offline, e l'online arbitrage. Quindi mentre nell'arbitrage offline noi troviamo dei prodotti, per esempio in dei magazzini che vendono all'ingrosso, oppure dei grandi supermercati che vendono all'ingrosso, andiamo lì fisicamente, li prendiamo, poi li rivendiamo, sempre offline oppure addirittura online. Nell'online arbitrage noi dobbiamo trovare le opportunità di arbitrage su internet. Quindi facciamo un esempio, vediamo che su Amazon un prodotto vende a 20 e su un altro sito possiamo acquistarlo a 5, quindi vediamo l'opportunità di arbitrage, andiamo sul sito 2, lo acquistiamo a 5 e lo rivendiamo su Amazon a 20. Questo si chiama online arbitrage. Ora, quali sono i vantaggi dell'online arbitrage? Uno dei vantaggi è che comunque è una cosa che si può fare in maniera abbastanza immediata, nel senso con un po' di ricerca si trovano le opportunità, si prende il prodotto, si vende, quindi sono dei guadagni abbastanza veloci. Ok. Lo svantaggio dall'altra parte qual è? È che c'è tanta concorrenza, che tutti hanno accesso a queste informazioni e che quindi trovare le opportunità giuste diventa sempre più difficile, perché più le informazioni sono disponibili a tutti e più ovviamente la concorrenza cresce ed è più difficile trovare le opportunità che ci fanno guadagnare. Altri aspetti riguardo l'arbitrage quali sono? Sono quelli che comunque richiedono un basso investimento, che si possono comprare pochi prodotti. E anche il fatto che rispetto all'arbitrage normale, sull'online arbitrage noi possiamo fare la vendita e solo successivamente acquistare il prodotto. Quindi non siamo costretti a farci lo stock e dopo magari rischiare di non venderlo. Possiamo addirittura farlo in tempo reale, quindi mettiamo in vendita un prodotto, se c'è richiesta, se il cliente ce lo compra, poi andiamo a comprarcelo dall'altro sito e lo rivendiamo guadagnandoci. E questo è sicuramente un aspetto interessante. Le cose da stare attenti, per esempio rispetto ai prezzi: a che prezzo dovrei trovare un prodotto fuori da Amazon per rivenderlo con profitto su Amazon? Allora, ci sono varie teorie, c'è magari una regola, se possiamo chiamarla così, che dice che il prezzo deve essere inferiore alla metà del prezzo di Amazon. A noi piace essere ancora più prudenti in questo approccio e dire che il prezzo che troviamo al di fuori da Amazon deve essere 3 volte minore di quello della vendita su Amazon, perché dopo ci mettiamo le commissioni, ci mettiamo i vari costi, eccetera, eccetera, e dobbiamo comunque avere la marginalità giusta. Altri aspetti da considerare riguardo l'online arbitrage. Quando vogliamo fare online arbitrage, dobbiamo stare attenti a scegliere prodotti che vendono su Amazon, quindi che hanno una certa rotazione, perché altrimenti si rischia di comprare dei prodotti che dopo ci restano sullo stock, che magari abbiamo investito e congelato i soldi sullo stock, non girano e magari anche hanno una bassa profittabilità. Invece dobbiamo trovare prodotti che girano bene su Amazon e dove c'è richiesta. In quel caso è interessante fare l'arbitrage. Quali sono dei limiti dell'arbitrage? Dei limiti dell'arbitrage sono che possiamo farlo o per un numero piccolo di prodotti, magari perché troviamo uno stock di fine serie, o comunque per tanti prodotti diversi. Questa cosa fa sì che il business non è scalabile, ma è un continuo lavorare, tornare da zero. Questa cosa fa sì che il modello dell'arbitrage ci può portare un po' di soldini, si può sicuramente fare profitto, ma siccome non è scalabile è difficile fare un business con una crescita esponenziale basandoci solamente sull'arbitrage. Beh, queste sono le considerazioni importanti sull'arbitrage. Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!